Las Vegas, Nevada, la città dei casinò, la città delle mille luci e, come non tutti sanno, ultima frontiera davanti a un mondo pieno di segreti militari. È da qui che iniziamo la nostra inchiesta al centro del mistero, perché oltre le montagne a nord di Las Vegas si estende la base sperimentale del Nevada. Un mondo a parte, circondato dai confini più sorvegliati della Terra dai tempi della Cortina di Ferro. Qui si lavora sugli ordigni nucleari, qui lo stealth è stato celato ai nostri occhi ed è sempre qui che vengono testati i velivoli ancora più inconsulti. Le nostre indagini ci hanno portato sino a John Lear, uno dei migliori piloti degli Stati Uniti, figlio del leggendario progettista di aeroplani William Lear. Al suo attivo, John ha più di 16.000 ore di volo su oltre 160 tipi di aeromobili in più di 50 paesi. Ha stabilito 17 record del mondo di velocità. È l'unico pilota a possedere tutti i titoli e i certificati di volo rilasciati dall'ente federale aeronautico. Dopo la guerra del Vietnam ha svolto missioni in tutto il mondo per conto della CIA e di altri enti governativi, nonché voli sperimentali per la marina e l'aeronautica. Fino al 1951 l'Area 51 venne utilizzata essenzialmente come base di addestramento della marina. Poi la Lockheed, insieme alla CIA, la trasformarono in una base sperimentale segreta per effettuare i test sugli aerei spia U-2. Negli anni 1959, 60 e 61 vi furono sperimentati gli SR-71. Era la zona ideale per i test su attrezzature ed aerei segreti perché era molto isolata, con i lati circondati dalle montagne, insomma era dispersa nel nulla. Insomma, assicurava il livello di protezione di cui aveva bisogno. Dopo il 1960 iniziarono a condurre test non solo sugli aerei, ma anche su attrezzature, macchinari e su tutti i progetti riservati. Secondo le mie ricerche, nel 1972 ci fu un blackout totale di informazioni e di dati durato ben 18 mesi. Nessuno sa cosa sia accaduto tra l'estate del 1982 e il gennaio... No, l'estate 1972 e il gennaio 1974. Non ci sono dati di alcun tipo. Ho parlato con gli addetti della sicurezza, che non hanno idea di cosa sia accaduto lì dentro. Ed io neppure. E non posso fare congetture perché il progetto relativo ai dischi volanti, almeno secondo le informazioni che ho raccolto, il progetto denominato Red Light, era iniziato nel 1960. Avevano cercato di far volare una o due navi, ma ci fu un gravissimo incidente e le operazioni vennero interrotte per alcuni anni. I voli di prova ripresero successivamente, credo intorno al 1980-81, sempre in quella zona. Posso dirlo quasi con certezza perché le misure di sicurezza vennero drasticamente aumentate in quel periodo. A sud di Groom Lake, nell'angolo nord-orientale del centro sperimentale del Nevada, c'è il Papoose Lake, che è un lago salato dove si trova una zona super segreta denominata Area S4. E credo che sia proprio lì che vengono condotti gli esperimenti sui dischi volanti. Fra le mie varie fonti di informazioni, quella primaria è Bob Lazar, il quale ha lavorato su uno dei 9 dischi volanti lì custoditi. Atterrammo a Groom Lake e lì presi un pullman verso, non sono certo della distanza, ma a circa 25 km a sud, in una zona dove c'è un lago salato chiamato Papoose Lake. E proprio sul fianco della montagna si trova l'installazione S4. Che impressione ebbe quando entrò lì la prima volta? Sembrava tutto molto militare, non un ambiente scientifico. C'erano molti controlli, con massimi livelli di sicurezza. Dovunque si andasse bisognava essere accompagnati da una guardia armata, anche alla toilette. Tutte le porte si aprivano e si chiudevano con il badge magnetico personale. Era un'atmosfera molto oppressiva. Quante volte è dovuto entrare in quella zona prima di poter vedere il velivolo?
Credo due o tre. Forse due giorni prima di poterlo vedere. Cosa ha provato la prima volta che ha visto l'oggetto? Cosa ho provato? Tornando indietro nel tempo, la prima volta che vidi l'astronave fu quando entrai nell'hangar e dissi fra me e me: questo spiega finalmente tutti questi avvistamenti di UFO. È un veicolo militare segreto in fase di sperimentazione e questo è quanto. In realtà fu la seconda volta che lo vidi, quando entrai al suo interno, che mi resi conto di cosa stava accadendo, e cioè che si trattava di un mezzo alieno. Ovviamente questo avvenne dopo che avevo letto il materiale informativo e quindi lì cambiò tutto. Era una sensazione diversa, qualcosa di incombente. Mi sentivo come un intruso. È molto difficile da descrivere. Provi comunque. Sembrava... Hai presente le foto di Billy Mayer scattate durante i suoi avvistamenti? Era incredibilmente simile a quelli delle sue foto. Una forma apparentemente molto sfuggente, ma netta, di uno scafo discoidale. È piuttosto difficile descriverlo così senza disegnarlo, ma aveva la forma classica del disco volante. Di un tipo solo o diversi? In totale i dischi erano 9, ma io ho visto e ho lavorato a livello di retroingegneria solo su un oggetto. Erano in hangar separati e comunque tutti visibilmente differenti. Le hanno mai detto in che modo erano stati recuperati dall'intelligence della Marina? No, assolutamente no. Molta gente ha avanzato varie ipotesi, che erano stati abbattuti o che erano precipitati, ma non sembravano danneggiati, quindi nutro seri dubbi su queste ipotesi. Ce ne può descrivere l'interno? È molto semplice. C'è un solo colore dominante, un grigio peltro. Anche l'esterno è dello stesso colore, non ci sono spigoli. All'interno tutte le attrezzature hanno una forma arrotondata, anche i sedili e gli alloggiamenti per gli amplificatori. È come se fossero stati fusi nella cera e poi modellati con queste forme curvilinee, incluse le giunture fra le pareti ed il pavimento. L'interno è essenziale, molto arioso. L'uso dello spazio non sembra affatto funzionale. Ci sono tre ponti. Quello più basso ospita gli amplificatori montati su basi mobili. E sul ponte di mezzo, da dove si accede all'interno della nave, ci sono i sedili e gli amplificatori. E poi c'è il ponte superiore, con una sezione limitata a cui non avevo accesso. Non so cosa ci fosse. Per lei il velivolo era alieno? Assolutamente sì, alieno, non c'è dubbio. Perché? Prima di tutto, lo scopo del progetto era di analizzarlo. Se si fosse trattato di un mezzo degli Stati Uniti, non avremmo perso tempo a cercare di capire come lo avevamo costruito. In secondo luogo, per le dimensioni delle attrezzature interne, per le dimensioni dei sedili e dei materiali utilizzati, a noi totalmente estranei, e poi per il carburante, l'elemento 115, che è virtualmente inesistente. Ho sommato questi fattori alle informazioni che mi erano state fornite, in cui veniva chiaramente indicato che si trattava di un mezzo extraterrestre. Le hanno detto come funzionava il sistema di propulsione? Faceva parte del mio lavoro di ingegneria inversa, cioè capire il funzionamento del sistema di propulsione. Avevano già fatto qualche progresso, ma non so esattamente da quanto tempo il velivolo si trovasse lì, se lo stessero esaminando da 1 o 10 anni, e comunque con scarsi progressi. Il sistema è decisamente impressionante. È composto da due parti, dagli amplificatori di gravità e dal reattore che fornisce energia. Il reattore funziona ad annichilazione completa alimentato ad antimateria. L'annichilazione completa è praticamente la reazione nucleare più efficace che esista tra le tre, ovvero fusione, fissione ed annichilazione. Utilizza un elemento super pesante, l'elemento 115,
Questa sarebbe la sua collocazione sulla tavola periodica, che sulla Terra non è stato ancora sintetizzato. A mio avviso, in alcuni sistemi stellari, questa sintesi avviene spontaneamente. Questo elemento viene bombardato in un acceleratore di dimensioni estremamente ridotte. L'elemento che viene bombardato subisce una fissione spontanea e produce particelle di antimateria. Queste, grazie ad un dispositivo termoelettrico efficace al 100%, interagiscono con la materia gassosa e vengono trasformate in elettricità. Ora, l'efficienza al 100% per qualunque dispositivo elettrico è sostanzialmente impossibile, lo dice la prima legge della termodinamica, già che si devono verificare dispersione di calore ed altre perdite del genere, ma io non ne ho rilevata alcuna in questo sistema. È una tecnologia assolutamente stupefacente. L'incredibile quantità di energia che viene generata dal sistema alimenta gli amplificatori e come prodotto collaterale del bombardamento dell'elemento 115 si genera un fenomeno interessantissimo, cioè una particolare onda, la cosiddetta gravitazionale A. Tale onda viaggia in modo molto simile alle microonde. Viene applicata agli amplificatori gravitazionali e per mezzo della corrente elettrica generata dal reattore viene amplificata e focalizzata. Il segnale così amplificato viene reso leggermente afasico e grazie a questo è possibile attirare o respingere un qualsiasi corpo gravitazionale. Il velivolo è in grado di decollare anche utilizzando un solo amplificatore. Questa nave in particolare era dotata di 3 amplificatori e quando attiva un solo amplificatore per allontanarsi dalla Terra, utilizza la cosiddetta configurazione Omicron. Per viaggiare nello spazio la nave ruota su un lato, focalizza i 3 amplificatori su un unico punto situato ad enorme distanza, poi gli amplificatori ed il reattore vengono portati a massima potenza e praticamente tirano il tessuto stesso dello spazio. Distorcono lo spazio-tempo e lo attirano verso la nave, che così è in grado di coprire enormi distanze in un lasso di tempo praticamente nullo. La nave non si sposta in modo lineare, perché distorce lo spazio. Il tessuto stesso dello spazio e quindi anche i campi gravitazionali ed il tempo sono strettamente connessi. Quando si distorce un campo gravitazionale, si distorcono anche lo spazio ed il tempo. Queste non sono semplici teorie, sono cose che già conosciamo da molto tempo, solo che non abbiamo la possibilità di poterle verificare. Apparentemente questa civiltà lo ha messo in pratica. E voi siete mai riusciti a farne volare uno? Sono stati fatti molti collaudi, ma non al di fuori dell'atmosfera. Erano voli brevi, a bassa quota. Del resto hanno un oggetto di valore inestimabile e non intendono correre dei rischi inutili o distruggerlo a causa del campo gravitazionale terrestre o volando a quote troppo elevate. Ma ho assistito ad alcune prove al di fuori della recinzione di sicurezza e in una occasione ho visto tutto a non più di 30 metri dal velivolo. L'oggetto come manovrava in volo? Era molto silenzioso. Si alzava generando un debole sibilo. La superficie inferiore emanava una luce azzurra, probabilmente dovuta all'altissimo voltaggio generato. Dopo un po', man mano che aumentava di quota, la luce scompariva e sembrava che galleggiasse dolcemente nell'aria per poi poggiarsi al suolo, il tutto in modo assolutamente tranquillo e quasi totalmente silenzioso. Potrebbe descrivere i documenti informativi che le sono stati forniti e il loro contenuto? Si trattava di un gran numero di documenti, circa 120 relazioni, molto concise. In pratica mi consentivano un'idea generale delle altre ricerche condotte sul velivolo, ma la quasi totalità delle informazioni, dei dettagli tecnici, riguardava il sistema di propulsione e generazione di energia, cioè il campo in cui avrei dovuto lavorare. C'erano anche documenti in cui si affermava che la nave era aliena e i rapporti di alcune autopsie
Non erano molto approfonditi perché non c'era nessuna ragione per fornirmi informazioni dettagliate su questo, ma con fotografie. Anzi, per l'esattezza c'erano due fotografie di un corpo alieno con il torace aperto, che aveva un solo organo che era stato rimosso e sezionato. Dal mio punto di vista non medico, sembrava che questo organo espletasse non una, ma più funzioni. Poi vi erano altri documenti che descrivevano le ricerche metallurgiche condotte in altre parti della nave. Insomma, erano dei brevi riassunti del lavoro svolto dai vari gruppi. E viceversa, sicuramente anche loro avranno ricevuto dei resoconti, delle brevi relazioni del lavoro svolto dal mio gruppo. Indicavano il luogo di provenienza degli alieni? Sì, dal sistema Zeta Reticuli. Non so se l'informazione sia stata ottenuta dallo scafo stesso o da mappe astrali o strumenti di bordo. C'erano informazioni su questa civiltà, sulla loro storia o su precedenti contatti con il genere umano? Non esattamente, non c'era scritto «è andata così». Si faceva riferimento ad un intervento alieno avvenuto nel passato, moltissimi anni fa, risalente a milioni di anni fa. Dai documenti che ho visto, ma ripeto, erano relazioni assai sintetiche, documenti riassuntivi. Non so se fossero veri o falsi, posso solo fare supposizioni. Tuttavia, le informazioni sul sistema di propulsione erano tutte vere, ne sono certo, perché ci lavoravo. Per il resto c'erano solo accenni al contatto con la Terra, avvenuto più di 10.000 anni fa, ad alterazioni genetiche che hanno prodotto un essere scimmiesco, ed altre dichiarazioni di questo tono. Ha mai visto da vicino un alieno, vivo o morto? No, solo in fotografia. Ho dichiarato più volte che, attraversando una certa zona, ho guardato in una finestra ed ho scorto qualcosa di piccolo, ma non che fosse il corpo di un alieno. È inutile saltare alle conclusioni e dire «sicuramente devi aver visto un alieno», perché poteva trattarsi semplicemente di un manichino, creato come modello sulle loro differenze corporee e sulle dimensioni dei sedili. E quindi ribadisco che in realtà non ho visto nessun corpo vivo che si muovesse. In linea di principio rispondo di no. Perché hanno scelto lei per questo lavoro? È molto difficile rispondere. Non saprei. Sicuramente come fisico non sono il più qualificato, quindi non ne ho la più pallida idea. Viste le diverse angolazioni, forse si sentivano frustrati perché non riuscivano più a fare passi avanti. Era da lungo tempo che non andavano da nessuna parte. O forse volevano una persona nuova, qualcuno che potesse vedere le cose in maniera diversa. E d'altronde io ho la fama di essere così. Perché ha deciso di divulgare queste informazioni? Quando? Perché? È difficile rispondere. Ci sono vari motivi. Ad esempio per le pressioni che ho subito, o per mia protezione personale, e anche perché è ingiusto che su queste informazioni venga mantenuto uno strettissimo riservo. Dopo che lei ha reso pubbliche queste cose, hanno cercato di chiuderle la bocca? In ogni modo. Mi hanno sparato mentre imboccavo l'autostrada qui a Las Vegas. Alcuni miei amici sono stati minacciati, hanno perso il posto di lavoro. È successo di tutto. Abbiamo scoperto che negli istituti dove diceva di aver studiato non risultava alcuna traccia della sua presenza. I suoi precedenti datori di lavoro negavano che avesse mai lavorato per loro, ed in particolare il Laboratorio Nazionale di Los Alamos, che era il punto cruciale su cui verteva tutta la sua credibilità. Abbiamo pensato, se riusciamo a provare che ha lavorato lì, vuol dire che deve aver pur studiato da qualche parte, perché lì non assumono il primo venuto. E se aveva lavorato al Laboratorio Nazionale di Los Alamos, a qualche progetto segreto, era plausibile che fosse stato preso per lavorare a qualche altro programma segreto, come per esempio l'S4 a Papoose Lake. Però al Laboratorio di Los Alamos continuavano a negare che Bob avesse mai lavorato per loro,
e il loro ostruzionismo era totale. Non rispondevano alle nostre telefonate e alle nostre lettere. Era come se volessero impedirci di andare avanti. Alla fine, comunque, siamo riusciti a mettere insieme alcuni indizi che provavano che Bob aveva lavorato lì. Ad esempio, il giornale interno del laboratorio lo annoverava come fisico. La guida telefonica interna indicava che era un dipendente del laboratorio. Abbiamo parlato con alcune persone che avevano lavorato lì con lui e ci hanno confermato che Bob era stato impiegato in progetti classificati, che era un fisico, che era stato lì. Cosa vi ha convinto che quella di Lazar era la verità? Non sono sicuro al 100% che tutto ciò che ci ha raccontato corrisponda alla verità, perché in quanto giornalista devo sempre essere scettico, almeno in parte. Ma mi vengono in mente un paio di cose. Primo, che Bob ha sempre raccontato la stessa storia, quella che mi raccontò delle sue esperienze al centro S4, la prima volta che ci siamo incontrati, ed è la stessa storia che racconta ancora oggi. La cosa più importante è che quando Bob ha avuto dei problemi giudiziari, per molte persone questo ha significato perdere completamente la propria credibilità, mentre in tribunale non ha cambiato una virgola della sua versione. E quando gli stessi magistrati hanno cercato inutilmente di verificare il suo curriculum, soltanto allora si risolsero a condannarlo. Beh, la mia risposta al tribunale fu: benvenuti nel club. Non ci siete riusciti nemmeno voi. Bob rischiava almeno 60 anni di carcere se non avesse raccontato in tribunale la verità circa il suo background, e la versione che fornì era identica a quella della prima volta, ed è la stessa di oggi. La base S4 è formata da 4 livelli. Escludendo quello di superficie, dove c'è essenzialmente un hangar. Alcuni hangar con costruzioni attorno e poco altro. I primi 2 livelli operativi, il primo ed il secondo, contengono gli elevatori che alloggiano e trasportano in superficie i dischi volanti, o se vuole, le navi spaziali. Mentre io mi trovavo lì, stavano cercando di far volare i dischi, ma a mio parere senza successo. C'erano scienziati, altro personale in giacca e cravatta, funzionari della Casa Bianca. In questo momento sono molto spaventato. Sono un fuggitivo. Non so che cosa mi riservi il futuro, ma voglio comunque rendere noto quello che so. Era stato assegnato alla squadra 6. Mi ha detto che era una guardia di sicurezza a livello 2 dell'S4, presso l'area 51. E mi ha descritto la S4 come una struttura che si sviluppa almeno su 4 livelli. Lui sapeva di 4 livelli, lavorava al secondo, era passato attraverso il primo, ma non aveva mai visto il terzo e il quarto, perché lì non era consentito l'accesso ai militari. Poteva entrare solo personale con dei nulla osta di segretezza particolari. Ci ha descritto dettagliatamente il secondo livello, che consisteva in 9 basi hangar, in pratica dei ricoveri, di limitata grandezza, che potevano ospitare piccoli velivoli. Ed in 7 dei 9 ricoveri c'erano velivoli a forma di disco. Ci ha descritto la struttura, con le postazioni delle sentinelle, la zona in cui erano conservati alcuni corpi in grandi cilindri di vetro e le attrezzature speciali, i macchinari di monitoraggio, i sistemi di sicurezza per scendere ai livelli 3 e 4. Ci ha detto che ai militari non era consentito l'accesso, riservato esclusivamente a persone in possesso di NOS particolari e sistemi di riconoscimento molto speciali, fra cui badge plastici con registrate magneticamente le informazioni personali, l'impronta della mano e la scansione retinica dell'occhio destro con una piccola macchina fotografica. Le persone che superavano questi controlli potevano accedere ai livelli inferiori, gli altri venivano subito bloccati e prelevati da qualcuno dai piani superiori. Era un impianto molto esteso. Qui c'erano 4 ascensori. Il terzo e il quarto non erano piantonati. Non so che cosa avvenisse là sotto. Ho sentito delle sigle, come Ebe o Ibe, ma non so a cosa si riferissero.
Uscendo dagli ascensori. Qui siamo a livello 2. Entrando ci sono i ricoveri, tutti separati da paratie automatiche comandate a distanza. Ce ne sono 5 su ogni lato del corridoio. Ogni ricovero ha un suo elevatore, che può trasportare il disco fino in superficie. Un sistema idraulico alza tutto il pavimento del ricovero. Scendendo più giù, nel corridoio, c'erano delle macchine, ma non so a cosa servissero. Non sono mai stato in quell'area. Il mio compito era quello di montare la guardia davanti a 3 punti di accesso. A volte poi passavo lungo il corridoio per scortare alcune persone. Qui c'era un altro corridoio e qui un sistema di computer. Credo che fosse un sistema di computer, non posso esserne certo. Esattamente qui. Esattamente qui erano posti 7 cilindri, larghi 60 centimetri e alti circa 1,85 m. Erano in verticale? Sì, posti in verticale. I cilindri erano tutti identici ed anche le creature conservate lì dentro erano completamente identiche. Non si potevano distinguere una dall'altra. Qui c'era una fascia di alluminio. Non so se coprisse i loro genitali o meno. Il resto era riempito da una soluzione. Qui c'erano un paio di serbatoi. Non so se contenessero ossigeno o cosa, perché non c'era nessuna scritta. Sicuramente i cilindri non contenevano aria, perché erano stati completamente riempiti con la soluzione. I grigi erano posizionati qui in sospensione. Presumo che ci fosse qualche sistema di fissaggio, perché i piedi non toccavano l'estremità del cilindro. Poi c'era una base alta circa una 30ina di centimetri, di ferro nero, di acciaio lucido. Sembrava metallo anodizzato. Gli esseri somigliavano a quelli che tutti conoscono. L'unica differenza rispetto ad altre immagini che ho visto è negli occhi, che sembravano deteriorati, come prugne, molto rugosi, come la punta delle dita quando stai in acqua troppo tempo. Non si vedevano palpebre, ciglia o altro. Erano di colore grigiastro, non coperti di scaglie, grigi, glabri. Hanno piccoli fori, qui e qui. Poi delle piccole fessure qui, in corrispondenza delle narici e della bocca. Il corpo è molto esile, non hanno seno, non hanno capezzoli né ombelico. O almeno io non ne ho visti, non potevo osservarli accuratamente. Però ho sentito delle cose e so che il loro organismo non funziona come il nostro.
Sono molto esili, hanno un aspetto molto fragile. Cosa l'ha convinta che Hennessy diceva la verità? Vede, era l'espressione dei suoi occhi mentre parlava. Abbiamo analizzato la sua voce durante il suo racconto e non c'era traccia di stress. Altri ci hanno confermato alcuni particolari molto specifici che non erano mai stati rivelati prima. E quindi, se non avesse fatto parte del gruppo e se non avesse saputo esattamente che cosa c'era lì, era praticamente impossibile che ci desse queste informazioni, la maggior parte delle quali continua a coincidere con altre informazioni già in nostro possesso e che abbiamo ottenuto in seguito.